Il cinema studiato in classe durante il regolare orario scolastico. Dai primi anni del nuovo millennio, il liceo Torricelli Ballardini, in collaborazione con l'agenzia fiorentina Legidor, ha avviato un progetto didattico legato alla settima arte per favorire la conoscenza del linguaggio audiovisivo e cinematografico tra gli studenti, anche come strumento multidisciplinare, fruibile nell'insegnamento di molte materie: arte, storia, letteratura, filosofia, culture straniere, fisica, scienze. Il cinema, d'altronde, può essere visto come l'espressione culturale forse più importante del Novecento, soprattutto in Italia, dove molti film hanno avuto un ruolo primario rispetto alla stessa letteratura all'interno della società. Dal neorealismo alla commedia italiana fino al cinema da botteghino. Dopo 20 anni di lavori in classe, una parte di questo patrimonio didattico verrà ora condiviso su un sito internet a disposizione di tutti. Il progetto è il risultato di una lunga serie di attività che portiamo avanti con il liceo, già da 20 anni, che ha la caratteristica principale di utilizzare gli audiovisivi per parlare non solo di audiovisivi, ma per parlare di argomenti legati alla didattica scolastica. Quindi a parte che tutti i corsi vengono fatti in orario delle lezioni, quindi in orario curricolare, per cui gli studenti sono anche particolarmente attenti e motivati dal fatto che si manda questo messaggio forte, no, di inclusività dell'audiovisivo nella didattica. Quindi prendiamo alcuni argomenti legati alla didattica, non so, banalmente può essere Shakespeare nel cinema, per dire un argomento che trattiamo spesso, altri possono essere l'uso del cinema nella propaganda dei totalitarismi, quindi legati non solo alla letteratura ma a diverse materie, e facciamo degli approfondimenti di 6-8 ore in classe, utilizzando appunto il più possibile, la quantità più alta possibile di materiale audiovisivo. Perché parlare di cinema a scuola? È necessario parlare di cinema a scuola. Negli anni 90 se ne parlava molto, quando c'erano più risorse e progettualità più legate al tempo presente. Quindi noi abbiamo cominciato in realtà allora, lavorando in tante scuole, dalle elementari alle medie, alle superiori. Però poi è venuta molto meno questa abitudine, questa ottima abitudine, sia per una diminuzione delle risorse, le risorse delle pubbliche amministrazioni, le risorse delle scuole, che hanno dato meno possibilità di realizzare prodotti audiovisivi, per esempio, con dei professionisti, anche meno possibilità di invitare degli esperti per parlare di questi argomenti sui quali gli insegnanti spesso non hanno una preparazione adeguata. E poi c'è stata anche l'idea che comunque ormai parlare di audiovisivi era superato dall'avvento del web, no? Come se fossero due cose diverse, ma in realtà non è così. E quindi ci rendiamo conto oggi che più usiamo gli audiovisivi nel web, e più avremo bisogno di sapere come funziona un audiovisivo. Un audiovisivo funziona esattamente come funziona il cinema a partire dai fratelli Lumière, no? È solo il mezzo che è cambiato, no? Le tecniche non sono cambiate, è cambiata la tecnica, nel senso che la tecnologia ha permesso ovviamente di aggiungere molto alle intuizioni dei fratelli Lumière o di Méliès o di altri, però la base è rimasta la stessa, quindi parlare di cinema vuol dire parlare del linguaggio del presente. Oggi parliamo di questo progetto, ma che in realtà al liceo è già da diversi anni che portate avanti. Avete creato però quest'anno un sito nel quale è restituito sostanzialmente il lavoro che fate in classe. Cosa c'è in questo sito? Allora, il sito, che si chiama audiovisioni.org ed è già online, da un lato cerca di far vedere, illustrare i corsi che facciamo attraverso delle schede e anche attraverso delle clip di lezioni che caricheremo, dove appunto ci sono degli spezzoni degli interventi fatti, e poi ci sono degli approfondimenti che noi chiamiamo verticali su argomenti di interesse generale che si collegano, che in qualche modo sono come degli hub che tengono insieme i vari argomenti dei nostri corsi. Quindi non so, per esempio un argomento molto importante dal nostro punto di vista è la differenza tra fiction e non fiction. Questo è l'argomento di un approfondimento che si collega a tantissime altre attività corsuali che facciamo e che è estremamente d'attualità, no? Perché ormai distinguere i prodotti audiovisivi realizzati con fini di intrattenimento da quelli realizzati con fini di informazione o di documentazione reale è quasi impossibile, diventa sempre più difficile, e per cui sono necessari degli strumenti e soprattutto un approccio diverso all'audiovisivo.